proprio vero che più dati abbiamo, meglio conosciamo la realtà? Quali rischi corriamo? Beh, la sua affermazione è ingannevole, perché la quantità non è sempre sinonimo di qualità. Anzi, io credo che nella rete si stia rischiando di raggiungere la saturazione, perché esiste un'overdose informativa difficile da controllare, e questo impedisce alle persone di esercitare un sano discernimento sui contenuti da veicolare, con i rischi appunto di una disinformazione. Quali dovrebbero essere, a suo parere, le priorità nello sviluppo dell'informazione digitale? Innanzitutto bisogna badare all'apporto di ciascuna unità che contribuisce al progresso del digitale. Mi spiego: tutte le componenti in causa, i produttori di informazioni, coloro che diffondono le informazioni, coloro che le mettono a disposizione del grande pubblico, dovrebbero essere coinvolti in modo armonioso nella filiera di produzione e distribuzione delle notizie. Cosa intendo? Che bisognerebbe trovare dei meccanismi per remunerare il lavoro di tutti e per impedire che si creino degli squilibri. Per fare questo occorre concertazione, condivisione delle responsabilità, dei costi e anche dei ricavi.